Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Ecco i titoli delle principali notizie. Erichiello in procura Verbania con nuove prove. Domo addio al punto nascite al tribunale. Tutti i risultati della domenica calcistica. L'affaire Erichiello Corda continua a tenere banco. Dopo la conferenza stampa dell'imprenditore lombardo a Milano, dove sono state ribadite le accuse contro il primo cittadino di Crodo, venerdì si è tenuto un consiglio comunale nel centro termale antigoriano. Il sindaco ha ribadito la propria estraneità ai fatti, mentre la minoranza ha deciso di abbandonare l'aula. I due consiglieri di maggioranza, Gianni Vicini e Gualtiero Savio, hanno costituito un gruppo a parte. Nei prossimi giorni Ivan Erichiello sarà in procura Verbania per consegnare nuovo materiale compromettente agli inquirenti. Doppio consiglio comunale a Domodossola. Comunale di Corda. Regia, cosa devo fare? Li devo lasciar continuare? Beh, sì, la regia mi dice di sì. Dice. Complimenti, okay, un bellissimo studio. Bellissimo. Qua Domo, un'architettura simile mai vista. Mai vista. Perché siamo qui, Andrea? All in, presentato da Luca e Andrea, appunto, su Ossola News. Prima puntata, sesso. Sesso, sesso. Si parla subito col botto. Una puntata sì, fantastica, tu mai la guarderai. Regia, ovviamente. Siamo sicuri che dobbiamo lasciarli continuare? Siamo, siamo sicuri. Seconda puntata. Alcol e droga. Terza puntata. Divertimento. Tutto questo quando? Da sabato 19. Un programma per i giovani, con i giovani, fatto da giovani. Quindi Mari, tu ci sei dentro la grande. Grazie. Allora, appuntamento con Luca, Andrea. Chi è Luca? Chi è Andrea? Io Luca. Io Andrea. E vi lasciamo al consiglio comunale di Domodossola, eccetera, eccetera. Vi aspettiamo sabato 19. Perfetto. Doppio consiglio comunale a Domodossola. Giovedì la serata è stata quasi completamente dedicata alla situazione del San Biagio e alla prossima chiusura del punto nascite. Catrini ha dichiarato che Verbania vuole portare via tutto l'ospedale agli ossolani. Il consiglio ha anche approvato il conto consuntivo 2011 con la sola astensione di Daniele Folino. Proprio sulla chiusura del punto nascite, i vari comitati hanno deciso di intervenire con lettere e comunicati per esprimere il loro disappunto. Dure le prese di posizione contro Michele Marinello, il presidente Cota e contro la dirigenza ASL. Nessuna speranza per il Tribunale, qualche possibilità lottando e soprattutto trovando i finanziamenti necessari per mantenere almeno gli uffici del giudice di pace. Questo è lo scenario che si va profilando per gli uffici giudiziari domesi, come ha dichiarato l'assessore alla Comunità Montana ed avvocato Marco Gagliardini. Il futuro dei 38 comuni ossolani è al centro di un convegno della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola. Una sola valle per 38 campanili, questo è il tema, in programma per il prossimo venerdì 1 giugno alle ore 15. Ospedale, tribunale, crisi economica e sociale e l'incertezza che deriva dalla riforma degli enti pubblici saranno gli argomenti che verranno portati per cercare di unire l'intera Ossola in un unico ente. I cedri vanno tagliati tutti. Dopo un sopralluogo della forestale venerdì scorso, sembra segnato il destino delle piante di Piazza Chavez, che secondo il dirigente della forestale novarese, Franco Lattanzio, sono tutti malati. Ora il comune attende solo la perizia, voluta dalla soprintendenza, per dare il via ai lavori di riqualifica della piazza. Presentati i risultati del 2011 della Fondazione Comunitaria del VCO, il presidente Ivan Guarducci e i suoi vice Emanuele Terzoli e Francesca Zanetta hanno presentato nel dettaglio l'attività erogativa dell'ente per il 2011 e hanno illustrato il bando rivolto al sociale per il 2012-2013. Monsignor Brambilla è in Ossola per una 2 giorni sul territorio. Da lunedì mattina il Vescovo novarese è in visita a Domodossola e Villa d'Ossola. Martedì Monsignor Brambilla visiterà gli oratori di Domo e Villa, le scuole rosminiane e Casa Don Gianni. La sera prima del congedo la messa alle 20:30 in collegiata. Presentato la scorsa settimana il nuovo progetto che mira alla ripopolazione della Trota Fario, nelle acque presenti nel territorio del Parco Veglia ed Evero. L'ente parco ha predisposto alcuni regolamenti per la pesca sportiva, in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva del VCO.
Conto alla rovescia per il Festival Internazionale del Cortometraggio. La 13ª edizione della Kermesse accenderà i riflettori già tra pochi giorni, con un'importante iniziativa. Venerdì 25 maggio, Malescorto organizza un workshop collegato al premio Nuova Linfa per il VCO, che è rivolto a tutti gli appassionati di cinema e che permetterà di apprendere i segreti per realizzare un cortometraggio. Siamo allo sport calcio. In promozione il Domo batte il Valdengo 1-0 e continua la corsa verso i play-off grazie al gol di Marco Fernandez al 20° minuto del primo tempo. Un belfo Marco supera alla grande il Ceversama. Finisce 4-1. In prima categoria finisce 0-0 tra Virtus Villa ed Ormelletto, un punto in più in classifica che permette ai bianco-blu di essere matematicamente salvi grazie ad un girone di ritorno in cui hanno realizzato ben 28 punti. Il Piedimulera pareggia 1-1 contro Caltignaga e resta in corsa per i play-off, mentre finisce 2-2 il derby ossolano tra Bogogna e Cosasca. In seconda categoria l'Ornavassese in rimonta batte Pievese 3-2. La Crevolese vince e resta in corsa playoff battendo il Valstrona per 4-1. La Provigezzo batte il Masera per 3-1 e la Varzese supera il Cambiasca per 4-3. Beach Volley. Alle piscine Domesi al via le gare di beach volley con ben 32 coppie in campo, suddivise in maschili e femminili e miste, per il trofeo organizzato dal CSI che prevede altre 3 giornate di gara, fissate per i prossimi 15, 29 luglio e il 12 agosto. Sono stati premiati sabato a Varzo i campioncini degli sport invernali in occasione della festa dello sci 2012. Per lo sci di fondo riconoscimenti ad Ilaria Matli, Antigorio, per l'alpino Luca Ruschetta, San Domenico, per Jessica Mazzocco, Antigorio ed Alessandro Lazzarini, Goga. A seguire premio per Valentina Greggio, Antigorio, per lo sci. Allo Sci Club Valle Vigezzo per il fondo e allo Sci Club Valle Antigorio per lo sci alpino, i trofei per le società messi in palio dal Comitato Provinciale in memoria di Eraldo Lorenzone. Meteo, tempo variabile per tutta la settimana con qualche goccia di pioggia martedì in serata. Viene brutto nel fine settimana, a cominciare da venerdì, temperature comprese tra i 7 e i 20 gradi. Il telegiornale termina qui, grazie per l'attenzione, a risentirci.